Benvenuti a un nuovo video di Astrofili in quarantena. Oggi parleremo di un argomento molto controverso. La Luna ha effetti sulle piante? Questo video nasce dal fatto che è una frase che mi sono sentito dire spesso e volentieri. Ho piantato le piante in luna calante, mi sono andate in fiore, cose del genere. Quindi ho deciso, approfondiamo un po' questo argomento, cerchiamo le ricerche scientifiche che ci sono alle spalle e cerchiamo di tirare una conclusione almeno tra di noi. Quindi, che cosa si dice in giro sulle piante e sulla luna? Quello che si dice in giro, in soldoni, è che le fasi lunari, quindi diciamo la parte illuminata della luna nel cielo, influenzerebbe la crescita, la germinazione e la montata a seme delle piante. Cioè la montata a seme è quando le piante vanno in fiore e poi a seme, che per alcune piante è un effetto che assolutamente non si vuole avere, ad esempio, che ne so, i finocchi, le insalate, queste cose qua. Quindi, in che modo, secondo la tradizione, la luna influenza le piante? Bene, iniziamo a familiarizzare un po' con le fasi. Quindi, la luna crescente è quando la luna passa da essere completamente oscura a quando passa a essere completamente illuminata. Questa è la luna crescente. Poi magari un domani parleremo di come facciamo a capire se la luna è crescente o la luna è calante. Cosa succederebbe secondo la tradizione? Secondo la tradizione, la luna crescente stimolerebbe la parte aerea della pianta, quindi le foglie, queste cose qui. Mentre invece favorirebbe anche, ovviamente, essendo fuori dalla terra, la fioritura della pianta. Adesso parliamo invece della luna decrescente. Che cosa farebbe la luna decrescente? Cioè quando la luna passa da essere completamente chiara, illuminata, cioè piena, a quando la luna invece arriva ad essere completamente scura, cioè si chiama luna nuova in quel caso. Questa, diciamo, fase stimolerebbe la crescita di quello che invece sta sottoterra, cioè delle radici, dei tuberi, quindi patate, carote, cipolle, cose del genere, e ritarderebbe la montata a seme delle piante, in particolare delle insalate, e quindi sarebbe meglio piantarle in luna decrescente. Capite la logica? È abbastanza semplice, secondo me, dal mio punto di vista. Poi lo dico con il massimo di rispetto, se qualcuno conosce meglio questo calendario lunare, non fa altro che scrivermi, io sono sempre aperto a nuove ipotesi. La luna crescente vuol dire più luce e quindi la parte aerea, quello che sta fuori dalla terra, della pianta, quindi le foglie, il fusto, eccetera, eccetera, cresce di più. Invece con luna decrescente, qualcosa che decresce, qualcosa che c'è meno, quindi meno luce, la pianta cresce sottoterra. La logica è un po' questa. Ma che cosa sono le fasi lunari? Le fasi lunari sono quello che noi vediamo dal nostro punto di vista della luna, o meglio di quello che riflette la luna, cioè la luna riflette la luce del sole, quindi la luna non brilla di luce propria come tutti sapete, riflette la luce, la riflette sempre, solo che noi la possiamo vedere solo in alcuni momenti. Da questa bella immagine della presa dal sito dell'ESA, cioè dell'ente spaziale europeo, si vede bene. E il concetto è proprio questo. Il ciclo della luna dura in totale quasi un mese, dura 29 giorni, quindi da una luna piena alla prossima luna piena ci passano 29 giorni. Ma che cosa dice la letteratura scientifica a riguardo? Allora, ho cercato articoli un po' da tutte le parti, in particolare quattro sorgenti, ho usato quattro motori di ricerca per la letteratura scientifica, che sono ResearchGate, Google Scholar, Science Daily e Library Genesis. Questi permettono di cercare letteratura scientifica, quindi articoli anche peer reviewed, cioè articoli anche pubblicati e controllati, in modo del tutto gratuito. Non tutti sono gratuiti, della verità, alcuni si devono pagare o avere attraverso altre fonti di cui non parleremo. E quindi vi invito, se avete dubbi su questo video, ma anche in generale su qualunque cosa, a cercare su questi siti. Sono veramente una figata. L'unica cosa, bisogna sapere un po' di inglese, perché la maggior parte della letteratura scientifica è in inglese, ovviamente. Allora, partiamo dall'effetto della luce e della luna. Esistono articoli, non uno, più di uno sicuramente, che dimostrano che alcune specie vegetali
possono utilizzare la luce lunare per alcune delle loro funzioni. Ad esempio, ci sono alcune alghe microscopiche, il fitoplancton, per chi sa cos'è, che ho messo una bella immagine microscopica del fitoplancton, che utilizzano addirittura la luce lunare per fare fotosintesi. Questa è una roba veramente figa e veramente interessante, non lo sapevo. Metterò i link a qualche articolo in descrizione, quindi dopo magari andate a guardarli. Un'altra cosa interessante è che alcune piante che si chiamano brevidiurne risultano avere delle alterazioni della fioritura. Mi pare ad esempio la bella di notte era una di queste, o l'oxalis è un'altra pianta, che in alcuni esperimenti si è misurato come la quantità di fiori che facevano potesse variare in funzione della quantità di luce emessa dalla luna. In realtà questo è abbastanza slegato dalle fasi lunari, è più legato alla quantità assoluta di luce che emette la luna, quindi l'effetto si ha per lo più con la luna piena, anche perché le foglie delle piante è come se avessero una specie di soglia sotto la quale non percepiscono nulla della luce, e quindi l'unica interazione che si ha la si ha quando c'è la luna piena, quindi le fasi in realtà c'entrano abbastanza poco. Cosa succede? Un'altra cosa molto interessante è che ad esempio i trifogli, avete presente il trifoglio, quello dei prati, ha sviluppato un meccanismo per non farsi disturbare dalla luce della luna piena, quindi nelle notti di luna piena abbassa le foglie, onde evitare che quella poca luce che gli arrivi possa sballargli i cicli vitali. Questa anche è una cosa molto interessante secondo me da approfondire. Passiamo invece alla vita degli insetti, che potrebbero avere qualcosa di correlato con le piante, diciamo. C'è un'ampia letteratura di quello che è l'effetto della luce lunare sulla vita degli insetti, perché gli insetti si fanno guidare spesso dai corpi celesti come il Sole e la Luna. La letteratura in particolare riguarda alcune specie che sono state utilizzate come biomarker in studi ecologici per lo più, e la cosa molto interessante è che ci sono tanti insetti che sembrano essere molto più attivi durante la luna piena. Anche qui la letteratura è veramente ampia, quindi sto riassumendo male, malissimo. Il punto è che anche qua non sembra esserci una vera e propria differenza tra luna crescente e luna decrescente, sembra più essere legato alla quantità assoluta di luce che la luna riflette. Ci sono anche però una certa parte di articoli che invece dimostrerebbero che non c'è quasi nessun effetto da parte della luce lunare sulla vita delle piante, o meglio, se ci sono degli effetti sono veramente trascurabili. In particolare c'è un articolo che forse è il più famoso, che è una review, quindi raccoglie tanti studi messi insieme, non è un singolo studio, quindi nessuno potrà accusare, diciamo, chi lo usa di essere un cherry picker, cioè di scegliersi l'articoletto che dimostra quello che lui pensa. Ma è una review che racchiude tanti studi e che in sostanza dice che esistono due tipi di studi, quelli scientifici che dimostrano che non c'è nessun effetto della luna sulle piante e quelli invece non scientifici che sono quasi, diciamo, a livello di mito e che invece spingono per dimostrare il contrario. Diciamo che lascio a voi decidere. Però c'è un altro fattore che potrebbe essere interessante, la gravità della Luna, perché uno dice, ma come? La Luna riesce a spostare i mari, addirittura crea le maree, è possibile che non abbia un effetto sulle piante? Andiamo a vedere cosa succede. Prima cosa, spieghiamo cosa sono le maree velocissimamente, perché c'è una relazione con le fasi lunari. La marea non è altro che la massa d'acqua che si sposta sul globo terrestre e viene spostata dalla forza di gravità, dalla gravità, diciamo, della Luna e del Sole, quindi non solo della Luna, mi raccomando. La sovrapposizione, diciamo, della forza di gravità della Luna e del Sole porta a far spostare la massa d'acqua e quindi a farla alzare in alcuni posti della Terra e abbassare in altri. Questo è un effetto che esiste, misurato, misurabile e prevedibile della Luna. Come vedete dalle immagini c'è una relazione con le fasi lunari, nel senso che quando la Luna è nuova è perché la Luna, cioè quando la Luna è completamente oscura, si chiama Luna nuova, è perché si trova in mezzo a livello di distanza, ma si trova frapposta tra il Sole e la Terra,
e quindi in qualche modo la sua forza di gravità si somma a quella del Sole e quindi l'effetto sulle maree sarà più forte. Quindi ho detto, caspita, ma potrebbe esserci un effetto sulle piante allora? Andiamo a vedere se c'è qualche ricerca a riguardo. Beh, la cosa è interessante perché alla domanda la forza di gravità è sentita dalle piante? Non c'è una vera risposta da parte della comunità scientifica, non ci sono molti articoli a riguardo. A dire la verità ce n'è uno che è molto interessante, esiste quindi uno studio del 2015 che evidenzia come le piante potrebbero in effetti aver sviluppato una sensibilità alla forza di gravità del Sole e della Luna, ma la utilizzerebbero come orologio biologico, o meglio come orologio astronomico, a dire la verità, per continuare a portare avanti i loro cicli vitali e ormonali anche senza stimoli esterni, quindi anche in assenza totale di luce o di altri stimoli ambientali. Però è proprio qui che risiede la chiave del ragionamento. Nelle condizioni normali di coltivazione delle vostre piante questi stimoli ci sono, quindi l'effetto di gravità della Luna, ammesso che ci sia, lo potete ritenere trascurabile. Sicuramente il fatto che voi spostiate la vostra pianta di mezzo metro incide di più che non la gravità lunare, o il fatto che voi vi dimenticate magari di bagnarla e così magari la pianta si sente morire e cerca di riprodursi andando in fiore. Quindi anche se ci fosse un effetto della gravità lunare, che comunque è una figata ed è interessantissimo da studiare, difficilmente questo avrà un effetto sulla vostra coltivazione. In più c'è una contraddizione interna, perché il calendario lunare, per come lo conosciamo noi, divide le fasi di trapianto o di semina in due grosse tranche, luna crescente e luna calante. Ma anche in questo caso, se come si vede da questa immagine, che è la stessa di prima dell'ESA, a cui ho aggiunto una riga in mezzo per distinguere le due fasi di luna crescente e luna calante, la forza di gravità che subisce una pianta che sta sulla Terra è la medesima nelle due fasi. Cioè, in luna crescente e in luna calante non cambia sostanzialmente nulla a livello di gravità. Avrebbe forse più senso una cosa del genere, che però non è come funziona il calendario, diciamo, tradizionale. Come si vede, c'è il Sole, c'è la Luna, e ho diviso in un altro modo, cioè nella parte destra ci sarà un influsso maggiore della gravità, nella parte sinistra ci sarà inferiore, ma comunque questo non è diversissimo da come viene invece impostato il calendario lunare, che viene utilizzato, diciamo, dalla gente che fa l'orto, da chi pensa di coltivare secondo la biodinamica. Quindi riassumiamo: esistono delle prove scientifiche, e sono una figata secondo me, che la Luna abbia delle influenze sulle piante, però queste sono effettivamente trascurabili. Sugli animali gli effetti sono già più forti e più evidenti. Magari un domani ne parleremo, farò una ricerca anche su quelli. Il punto è che non esiste nessuna prova scientifica che il calendario lunare, per come lo conosciamo, abbia senso. Quindi sentitevi liberi di usarlo, però non portatelo avanti come se fosse una religione, perché non c'è nessuna prova che quel calendario lì abbia senso di essere usato. Ecco. Conclusioni, come al solito, con una parte di opinioni personali. La parte che non è un'opinione personale è che i risultati del vostro orto non dipendono dalla Luna, ma dipendono da altri fattori che sono preponderanti, e sono ad esempio il meteo, le irrigazioni e le concimazioni, che la gente spesso non fa. E poi c'è invece la parte di opinione. Secondo me, questo è il mio parere personale, il fatto di aver avuto un calendario lunare in passato è stato molto utile, perché serviva a dare un metodo alle coltivazioni, e chi coltivava con metodo probabilmente ha ottenuto risultati migliori. Questo ha portato a rafforzare l'idea che il calendario lunare fosse una pratica corretta. Però ad oggi risulta, secondo me, un po' anacronistico utilizzare il calendario lunare, anche se è del tutto innocuo, tranne per chi lavora nel settore della verità, perché sentendo diversi produttori di piante, nessuno di loro utilizza il calendario lunare per fare le semine, se no probabilmente i nostri supermercati sarebbero vuoti, non avremmo frutta e verdura se utilizzassimo il calendario lunare. Quindi,
Concludiamo come al solito con una bella fotografia, questa volta a tema luna, perché stiamo parlando della luna. Questa è una fotografia in realtà composta da 40 fotografie diverse sovrapposte, 10 per ogni quarto lunare. L'abbiamo scattata noi del gruppo Astrofili in una bella serata, a dir la verità. E la cosa interessante è che questa qui non è scattata con una macchina fotografica, ma è scattata con un telescopio che ingrandisce poco, a dir la verità, ma che è di qualità estremamente elevata, e abbiamo utilizzato per acquisire le immagini una camera per uso astrofotografico, quindi una camera specifica per astronomia. Spero vi piaccia questa immagine qui. In realtà è grandissima, perché se stampata dovrebbe essere tipo 6 metri per 6 metri, una cosa del genere, e nulla, volevamo farvela vedere. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero di aver dissolto qualche dubbio. Se avete qualche dubbio, scriveteci senza nessun problema. Noi siamo qui, grazie mille, a presto.